È di circa 15 milioni di euro il valore dei beni immobili sequestrati dalla Guardia di Finanza di Milano in diverse province della Lombardia e a Reggio Calabria. Si tratta in particolare di appartamenti, box e cantine. Il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca ed è stato disposto dalla GIP Andrea Ghinetti nell'ambito della inchiesta Infinito coordinata dalla procuratore aggiunto Ilda Boccassini e dai PM Paolo Storari e Alessandra Dolci e condotta dai carabinieri di Monza e del Ros di Milano. I tre PM dovrebbero chiedere a breve di processare con rito immediato le circa 180 persone arrestate in Lombardia, quasi tutte lo scorso luglio. I beni sequestrati, intestati o comunque riconducibili agli affiliati dell''ndrangheta e arrestati lo scorso luglio appaiono di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività economica degli indagati. Lo ha rivelato il GIP Andrea Ghinetti nel provvedimento con cui ha convalidato il sequestro preventivo di 96 immobili sparsi tra la Lombardia e la Calabria, chiesto in via d'urgenza dalla procuratore aggiunto Ilda Boccassini e dai PM Paolo Storari e Alessandro Dolci, titolari dell'indagine che 5 mesi fa, con la maxi operazione dei carabinieri di Milano e Monza e del Ros, ha decapitato i vertici delle cosche del nord Italia. Gli accertamenti di tipo patrimoniale che tra boss, loro familiari e loro società ha riguardato circa 1.600 persone fisiche e giuridiche sono stati condotti dal GICO della Guardia di Finanza con il supporto dello SCICO, il Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata delle Fiamme Gialle. Come ha spiegato in conferenza stampa il comandante dello SCICO, il generale Umberto Sirico, è stato possibile individuare i beni ora bloccati utilizzando un software chiamato Molecola e ideato da noi insieme alla DNA, addetto, grazie al quale è stato messo a confronto il profilo patrimoniale e reddituale di ciascuno per poi appurare in poco tempo le sproporzioni. Il comandante del nucleo di polizia tributaria di Milano, il colonnello Vincenzo Tomei, e il comandante dei carabinieri di Monza, il tenente colonnello Giuseppe Spina, hanno parlato dei tempi rapidi con cui, grazie alla collaborazione tra Guardia di Finanza e Carabinieri, si è riusciti a sequestrare i beni delle cosche. Da luglio ad ora sono stati messi i sigilli a un patrimonio che ammonta a una settantina di milioni di euro. Tra i nomi dei 36 indagati a cui sono stati messi i sigilli ai beni figurano quelli di Vincenzo Mandalari, Giuseppe Neri, Vincenzo Novella, tutti ritenuti elementi di spicco delle locali lombarde. Infine, ieri, la moglie di uno degli indagati si è recata in una caserma dei Carabinieri dell'Interland per protestare per il sequestro. Polizia e Guardia di Finanza hanno sequestrato beni in provincia di Cosenza in due distinte operazioni per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Il primo sequestro, per un valore di 2 milioni e mezzo, riguarda un commerciante di automobili di lusso accusato di aver evaso il fisco in relazione al mancato versamento dell'IVA. All'imprenditore in particolare è stato sequestrato un terreno sul quale era in costruzione una villa. Oggetto del secondo sequestro sono 13 terreni a rose del valore di mezzo milione di euro di proprietà di un boss dell''ndrangheta, Antonio Abruzzese, di 39 anni, considerato uno dei capi della cosca degli Zingari di Cassano lo Ionio. Il sequestro è stato fatto dalla squadra mobile di Cosenza in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su richiesta del procuratore della Repubblica Dario Granieri e del PM Domenico Airoma. Abruzzese e gli affiliati alla sua cosca, secondo quanto è emerso dalle indagini, si stavano attivando per rendere i terreni edificabili, aumentando così in maniera consistente il loro valore. La seconda commissione bilancio programmazione economica ed attività produttive presieduta da Franco Morelli del PDL ha avviato oggi alla presenza dell'assessore regionale al ramo Giacomo Mancini e del direttore generale Pietro Manna il dibattito sul documento di programmazione economica e finanziaria della regione Calabria per gli anni 2011-2013. Fra gli altri provvedimenti all'esame dell'organismo il collegato alla manovra di finanza regionale 2011, la legge finanziaria, il bilancio di prevenzione per l'anno 2011 e quello pluriennale per il triennio 2011-2013. Il bilancio predisposto dalla Giunta regionale sembra andare nella giusta direzione auspicata dalle imprese di costruzioni. E questo il commento del presidente di ANCE Calabria, Francesco Cava, alla vigilia delle audizioni in consiglio regionale sulla manovra finanziaria regionale. Siamo particolarmente soddisfatti, ha aggiunto Cava, poiché alcune delle istanze che avevamo avanzato all'assessore alla programmazione Mancini sono state pienamente e tempestivamente recepite e costituiscono un buon viatico per il futuro delle nostre imprese edili. Oltre alla semplificazione delle norme contenute nel collegato, abbiamo infatti riscontrato quella norma sulla semplificazione dei pagamenti alle imprese che da anni oramai andavamo richiedendo.
La possibilità che viene prefigurata di poter scontare attraverso apposita certificazione i crediti verso la Regione con il sistema finanziario e poter allo stesso tempo usufruire di un fondo di garanzia costituito ad hoc per supportare tali operazioni rappresentano una novità forte e certamente particolarmente apprezzabile. Infatti, ha ricordato Cava, anche quando lo scorso anno il governo nazionale aveva introdotto una norma del genere, la Regione Calabria non aveva poi proceduto alla relativa certificazione, rendendo inefficace il provvedimento governativo. Si tratterà, dopo l'approvazione in Consiglio regionale, di rendere sotto il profilo procedurale e della partecipazione delle banche, oltre che degli enti subregionali, operativa ed efficace la norma introdotta.